progetto nasce dalla collaborazione fra Accademia di Belle Arti, IBC e Cinetica di Bologna e coinvolge due materie all'interno del nostro profilo: il restauro dei materiali cartacei e pergamenacei e il restauro appunto dei beni fotografici. Questi due laboratori sono impegnati nel recupero di due fondi della Cineteca di Bologna, il fondo di manifesti di Luciano Emmer e il fondo fotografico di Albert Samamascicli. Il restauro dei manifesti di Luciano Emmer, coordinato dalla docente, la professoressa Camilla Roversi Monaco, e si riferisce a un lotto consistente di manifesti anche di grande formato, e manifesti che hanno anche loro appunto tecniche di realizzazione diverse. E quindi sono oggetto di studi e sono oggetto naturalmente di ricerca pre-restauro. Il fondo Scicli è un fondo peculiare perché anche dal punto di vista tecnico abbiamo visto che il fotografo che era appunto attivo all'epoca dei Lumière portò la cinematografia in Tunisia e fece radiografie per i poveri in quegli anni e quindi sperimentò la fotografia in tutte le sue vesti e era un personaggio che sperimentava appunto, che modificava le tecniche, che interveniva facendo delle riprese particolari, interveniva sui formati, sui supporti e noi stiamo effettivamente ragionando anche attraverso delle indagini, quindi tecniche di indagini, sulla tipologia di intervento da poter applicare su alcune fotografie. Una parte del progetto, una parte importante del progetto si riferisce a una ricerca che stiamo svolgendo qui su sempre un fondo della Cineteca, che è il fondo Corona Cinematografica, che appunto consta di vari rudovetri, tantissimi rudovetri che rappresentano alcune favole molto belle, dipinte appunto su materiale plastico. E la nostra ricerca appunto verterà sull'individuazione di alcuni materiali conservativi utili al recupero di queste plastiche.